Fake news e disinformazione, pericoli in cui ci imbattiamo ogni volta che navighiamo in rete e ancora più rischiosi quando riguardano la nostra salute. Vediamo il servizio di Monica Raucci. Pensiamo a tutti i medicinali venduti sul web, a tutte le terapie che vengono divulgate sul web e che purtroppo tanti pazienti credono, pazienti gravi. Persone che si informano su siti poco attendibili arrivano a farsi curare da stregoni. La disinformazione può creare gravissimi danni. Se ne è parlato stamani in un incontro organizzato dalla Neuromed con esperti e forze dell'ordine. Al centro la responsabilità dell'informazione, che durante la pandemia ha assunto un ruolo fondamentale, anche se a volte è stata la stessa comunità scientifica a contraddirsi. Un esempio su tutti l'uso dei guanti, consigliato prima, sconsigliato poi. Disinformazione. Proprio disinformazione, cioè sembra strano, cioè la iperinformazione che c'è stata, un'informazione così massiva, addirittura neanche nei talk show c'erano i colleghi, tutti i professori, e che molte volte si contraddicevano. Ma si è parlato anche di sicurezza online e dei rischi anche per la salute dei cittadini. La disinformazione molte volte può tradursi anche in reati, ma è altrettanto dannosa anche quando non si configura come un'attività, diciamo, illecita. È anche difficile risalire a, diciamo, gli autori di questi reati, perché ovviamente sono le piattaforme web. È complesso, però per questo ci sono gli addetti ai lavori. Quelli che ricorrono con più frequenza riguardano il fenomeno delle truffe online, il fenomeno del furto d'identità e il fenomeno del furto di dati. Anche sanitari, quindi. Anche sanitari. Prima di cliccare su un link, bisogna fermarsi anche solo per una frazione di secondo e riflettere.